E allora io mi auguro che anche oggi sia il protagonista della vittoria di Talexi, Diego Fusaro. Grazie, grazie di cuore, grazie a tutti voi che siete qui in questo contesto di resistenza alla barbarie che avanza. Sono felice di ritrovare amici, e non potrei chiamarli altrimenti, amici di battaglie che abbiamo combattuto e che continuiamo a combattere, come Gianluigi anzitutto. Le gabbie si sono moltiplicate in questi anni e noi siamo in prima fila sempre a cercare di spezzare gabbie. La nostra missione è spezzare gabbie per produrre tentativi di liberazione, ma poi anche come l'amico Massimo, con il quale abbiamo lottato strenuamente e pugnacemente al tempo della riforma costituzionale nel 2016, e quindi, come mi piace sempre ricordare, quelli che valgono restano. Si arriva sempre, presto o tardi, allo stesso punto di resistenza e di ferma opposizione rispetto all'ingiustizia. Ed eccoci qui dunque, in questo contesto, a resistere ancora una volta e a far valere i desideri di migliori libertà rispetto a ciò che stiamo vivendo e che stiamo scontando sulla nostra carne viva. Vedete, io credo che siano quattro oggi le gabbie rispetto alle quali dobbiamo lottare e non possiamo non lottare. Quattro gabbie concentriche che stanno una dentro l'altra e che sono parte di un'unica grande gabbia da abbattere. Queste quattro gabbie sono anzitutto la gabbia dell'Unione Europea, che è quella con la quale lottammo già con la trasmissione La Gabbia, ed è merito indiscutibile di Gianluigi aver trasformato questo tema, la critica dell'euro e dell'Unione Europea, che al tempo era un tema che discutevamo in polverose conventicole di studiosi da biblioteche, che grazie a Gianluigi è diventato un tema dibattuto nel dibattito pubblico, è diventato un sentire comune degli italiani. Ecco, la lotta contro l'Unione Europea non è certo finita, anche se coloro i quali fino a ieri la conducevano si sono riconvertiti alle ragioni dell'euro e dell'Unione Europea. C'è chi continua a resistere e chi dice no a questo sistema eurocratico che sta stritolando la sovranità economica del paese e impone quello che viene chiamato il vincolo esterno. Il grande dispositivo della globalizzazione, di cui l'Unione Europea è manifestazione, è sempre il medesimo: spostare la decisione dai parlamenti sovrani nazionali a luoghi sovranazionali presentati come più attraenti, più degni di essere celebrati, e che poi in realtà sono sempre post-nazionali e proprio per questo post-democratici, coincidono quasi sempre con i caveau delle banche o con stanze segretissime in cui si decide in maniera tutto fuorché democratica. Ecco, l'Unione Europea oggi resta il problema principale per chi voglia contestare l'ordine iniquo della globalizzazione in Europa. Anzi, mi spingo a dire che lottare contro la globalizzazione oggi significa soprattutto in Italia, in Europa, lottare contro l'Unione Europea, senza cadere nel tranello ideologico di chi presenta l'Unione Europea come coincidente con l'idea stessa di Europa. Tutto il contrario: chi abbia a cuore le radici culturali, identitarie e storiche dell'Europa non può che essere contrarissimo all'Unione Europea, che di quella tradizione è la negazione. Vedete, l'Unione Europea ci chiede continuamente di aderire all'identità europea, rinunziando alle nostre identità particolari. Ma l'identità europea non esiste se non come identità particolari che compongono l'Europa. Essere europei che altro significa se non essere italiani, francesi, tedeschi, greci o spagnoli? L'inganno dell'ideologia globalista che ci chiede di essere umani rinunziando alla nostra cultura e che ci chiede di essere europei rinunziando alla nostra identità nazionale è sempre il medesimo: quello di distruggere le identità promettendoci l'adesione a un'identità più grande e più degna di essere seguita. Ma l'universale umano esiste nelle culture particolari che compongono la razza umana, unitaria e al tempo stesso articolata nelle sue identità e nelle sue culture, proprio come l'identità europea esiste come universale concreto, calato nelle culture particolari che compongono il mosaico della vecchia Europa. Quindi, paradossalmente, chi oggi ama l'Europa e le sue identità deve essere contro quella spirale tecnocratica, come l'ha definita Habermas, che è l'Unione Europea. Primo punto nodale: contestare l'Unione Europea e proporre l'Italexit, come viene definito. Qualcuno, tra parentesi, mi ha fatto notare: Italexit però è una formula anglicistica che ricalca la globalizzazione. Attenzione, exit, exeo dal latino, attenzione, quindi è una rivendicazione della nostra cultura particolare, vedete che
Le parole sono importanti, dobbiamo riappropriarci anche della sovranità linguistica in un'Europa che ci toglie da sotto la sedia letteralmente la lingua, la cultura, financo le tradizioni gastronomiche. La nuova mensa europeisticamente corretta sarà composta di larve, insetti e altre amenità, non solo per ragioni economiche ovviamente, il problema è come dar da mangiare ai sempre nuovi poveri che nascono nell'Unione Europea, che è il simbolo della disuguaglianza, ma anche come distruggere le identità. Adesso non entro nel tema, ma la nostra identità si dà anche in cosa mangiamo a tavola, evidentemente. Nel mangiare non c'è solo il gesto materiale dell'alimentazione, ma c'è anche la cultura, la tradizione e lo spirito. Secondo punto di queste quattro gabbie da cui dobbiamo affrancarci è una critica spietata di quello che io ho chiamato il leviatano tecnosanitario, il regime terapeutico, che è quello che procede a yo-yo. Io ho usato spesso questa immagine, vedete, l'emergenza procede come uno yo-yo che avanza e ritorna sempre da capo su se stesso, fase 2, fase 1 che si susseguono senza tregua, illudendo ogni volta della fine prossima dell'emergenza che sempre da capo torna a mordere sulla vita degli europei e degli italiani. Specificamente, vedete, sempre nuove emergenze affiorano. L'emergenza è precisamente un metodo di governo facilmente inquadrabile nella sua logica. Grazie all'emergenza e alla sicurezza messa a repentaglio, dicono dall'emergenza, ci chiedono di rinunziare a ciò che mai saremo disposti a mettere in congedo, ma che siamo disposti, o alcuni di noi sono disposti a mettere in congedo, da che si dà l'emergenza. Ed ecco allora che guardiamo che cosa ci garantiscono, o dicono di garantirci, la sicurezza al tempo dell'emergenza, e perdiamo di vista ciò che ci tolgono mentre siamo distratti: diritti, libertà, che non torneranno mai, o meglio, torneranno quando finirà l'emergenza, ma l'emergenza non finirà mai, e questa è la chiave di tutto. Se finisse l'emergenza bisognerebbe tornare a una condizione che loro hanno già deciso, loro della plutocrazia neoliberale senza frontiere, non debba mai più tornare. Ecco perché l'emergenza non finirà mai. Se finisse bisognerebbe tornare a ciò che hanno deciso non dovrà tornare. E quindi l'emergenza si arricchirà di sempre nuove emergenze, del ritorno a yo-yo di questa stessa emergenza e così via. L'emergenza l'abbiamo sperimentato tutti, è ciò che permette di contrarre gli spazi di democrazia. Se c'è l'emergenza, allora occorre l'uomo forte che decida sulla plancia di comando, che si chiami Giuseppe Conte, che io ebbi a definire il visconte dimezzato giallo fucsia, o che si tratti di Mario Draghi, l'euroinomane di Bruxelles, poco cambia, perché sempre l'uomo forte è che decide nell'emergenza, imponendo d'imperio decisioni non mediate dalla dialettica parlamentare. Voi sapete che parlamentare deriva da parler, discutere. Se vi è l'emergenza non c'è spazio per il discutere, per le lungaggini del dibattito. Ci vuole l'uomo forte che decida d'imperio, e le decisioni d'imperio vengono presentate sempre come salvifiche per la popolazione, quando in realtà corrispondono sempre, badate, a scelte delle classi dominanti a beneficio esclusivo delle classi dominanti. Non avete forse voi stessi inteso che i lockdown, meglio, confinamenti domiciliari coatti, non servono a tutelare la nostra salute, come viene detto, ma servono a distruggere i ceti medi e le classi lavoratrici, a imporre l'idea che loro signori possano metterci agli arresti domiciliari quando decidono sovranamente di farlo, che possono calpestare come lo stivale di orwelliana memoria la nostra faccia ininterrottamente? Come non vedere che il distanziamento sociale, per citare un'altra misura, corrisponde a un nuovo modello di società atomizzata, neoliberale, dove l'altro è percepito come un nemico, anzi come un virus, homo omnivirus? Come non vedere che tutte le misure presentate come emergenziali sono in realtà misure politiche, autoritarie, di un neoliberismo che sta cominciando a distruggere non solo i diritti sociali, come già faceva, ma anche le libertà personali? Come non accorgersi di questo che io ho chiamato il golpe globale del capitalismo terapeutico, che usa l'emergenza per distruggere le nostre libertà? Ecco, questo è un altro punto fondamentale su cui bisogna insistere. L'altro punto dirimente, che dirimente era ieri e che dirimente torna a essere oggi con vigoria, è l'opposizione fermissima alla NATO, a quell'atlantismo spregiudicato di un'Italia che continuamente risponde al padrone di Washington.
occorre con enfasi ribadire la sovranità dell'Italia. L'Italia non deve essere né con la Russia, né con l'America, né con la Cina, deve essere finalmente sovrana, in buone relazioni con tutti, intendiamoci. L'Europa dovrebbe esistere, diceva Kant, come luogo del dialogo e della pace, non certo delle guerre e delle sanzioni per procura, fatte per conto di Washington. Ecco, sotto questo riguardo la NATO, vedete, l'aveva già detto Pertini in tempo di in real time, si direbbe oggi, in presa diretta. Pertini disse chiaramente che era contrario alla NATO perché la NATO era uno strumento di aggressione militare, non certo di difesa. La NATO serve e servite, servirà ancora come strumento di offesa, non certo di difesa. Del resto anche un bambino della terza elementare può capire che se la NATO nacque, dissero, per contrastare l'emergenza sovietica, perché la NATO è sopravvissuta alla fine dell'Unione Sovietica? Questa è la domanda che dovremmo porre, seriamente. Perché non è uno strumento di difesa. La NATO è il braccio armato dell'imperialismo statunitense che utilizza l'Europa e l'Italia stessa come una colonia senza anima. L'Italia oggi non è sovrana, non c'è democrazia e sovranità ad Atene con Pericle se sull'Acropoli è insediata una guarnigione spartana. Ecco, dal 45 ad oggi ci raccontano che siamo una democrazia con una guarnigione americana che consta di 115 basi militari sul nostro territorio, senza che ovviamente l'Italia abbia una sua sola base sul territorio americano. Quale alleanza può mai essere quella che presuppone un rapporto che non soltanto non è inter pares, ma che prevede una subalternità totale di una delle due parti all'altra? Considerate anche solo quello che viene fatto dai soldati americani in Italia. Liberamente hanno la licenza di investire i nostri cittadini e poi puntualmente si insabbiano le vicende, non si sa come. Sarebbe interessante sentire quelle forze politiche che continuamente si riempiono la bocca del padrone a casa nostra con i poveracci e con i disperati, quando poi tacciono vigliaccamente al cospetto degli Stati Uniti. Lì non bisogna più essere padroni a casa nostra, lì dobbiamo essere subalterni ad infinitum rispetto alla civiltà del dollaro. Ecco allora che la sovranità passa necessariamente non solo dalla sovranità della moneta, ma come già ricordava Machiavelli, anche dalla sovranità delle milizie. Dobbiamo tornare ad avere un esercito nostro e indipendente rispetto alle scelte di Washington. Vi sarete domandati anche voi perché mai l'Italia e l'Europa tutta continuino a fare sanzioni alla Russia che non producono alcun documento alla Russia che ogni giorno appare più ringalluzzita, ma al tempo stesso vadano a documento dell'Italia e dell'Europa stessa. Cui prodest? Perché questa follia? È chiaro come il sole che l'Italia e l'Europa fanno queste sanzioni perché lo chiede il padrone a stelle strisce. Ma perché il padrone a stelle strisce, se è nostro amico e alleato, ci chiede di fare sanzioni che danneggiano noi e non il nostro presunto nemico? Vi sarete domandati anche questo? Ma forse perché il vero nemico in questa fase siamo noi per gli Stati Uniti? Forse perché gli Stati Uniti vogliono punirci per questi anni di apertura alla Russia, alla Cina e a mondi diversi rispetto a quello washingtoniano? Forse perché gli Stati Uniti vogliono separarci dall'Oriente e renderci ancora più asserviti a Washington stessa? Questa è la dinamica di queste scellerate sanzioni, queste sono le ragioni fondamentali per cui un'Italia sovrana, autonoma e indipendente dovrebbe optare senza condizioni immediatamente per la pace, per la neutralità e per le ragioni del dialogo, cessando immediatamente l'invio di armi all'Ucraina, al guitto Zelensky, attore NATO con la N maiuscola, al battaglione neonazista Azov, che hanno insegnato gli stessi teorici della globalizzazione che i nazisti possono essere buoni, pensate un po'. Ci hanno spiegato che i nazisti sono anche buoni e leggono Kant, quelli del battaglione Azov sono nazisti buoni, ci è stato detto, perché stanno dalla parte di Washington, guarda caso. Ma Washington continuamente usa i nazisti dal 45 ad oggi quando le conviene. Ultimo punto, procedo speditamente, è la lotta contro il neoliberismo. Potremmo dire che è la matrice di tutte le altre lotte, perché l'Unione Europea è un prodotto del neoliberismo, perché la civiltà del dollaro è la patria del neoliberismo e perché il regime terapeutico è anch'esso un prodotto di un neoliberismo che si sta organizzando. Che cos'è il neoliberismo? Il neoliberismo, se dovessi darne una formula, è quanto segue. È governare non i mercati, ma per i mercati. E ridurre la politica a semplice continuazione dell'interesse del mercato con altri mezzi.
Ecco che cos'è il neoliberismo, è pensare che il mercato sia la ragione suprema, nonché esclusiva del mondo, e che tutto debba dipendere dai mercati. C'è una tragedia greca molto bella, anzi una commedia greca molto bella, il Pluto di Aristofane, che mostra con tono divertito, perché era impensabile per gli ateniesi, che il dio Pluto, il dio della ricchezza, prenda il posto della dea Atena, che è la dea della democrazia. E Aristofane in quella commedia mostra gli effetti comici di quella scena, quando il dio ricchezza prende il sopravvento. Ecco, noi siamo entrati in questa fase, il neoliberismo è Pluto che ha preso il potere e il sopravvento sulla democrazia, riducendo la politica stessa a semplice continuazione dell'economia con altri mezzi. Per questo oggi abbiamo un finto pluralismo. I partiti di vera opposizione sono silenziati e messi a margine, si crea un finto dibattito pluralistico tra una destra e una sinistra che continuamente sono variazioni del medesimo, sono il monopartito del capitale, sono il neoliberismo che si finge pluralistico. Voi vedete, nelle dittature del Novecento, nere o rosse, c'era il partito unico perché tutti gli altri erano messi fuori legge. Oggi abbiamo partiti plurali che però sono variazioni del partito unico. Abbiamo neoliberali di centrodestra, neoliberali di centrosinistra, fucsia, arcobaleno, neoliberali di centro, ma non è consentito non essere neoliberali, pena l'essere diffamati con categorie della neolingua, che continuamente servono a spezzare la possibilità stessa dell'esistenza di un dissenso ragionato. Ecco perché oggi il neoliberismo impone un pensiero unico, che in realtà è la morte del pensiero. Quando tutti pensano il medesimo, vuol dire che nessuno sta pensando. Vuol dire che viene imposta una sorta di uniformità simbolica che dobbiamo spezzare. Ecco perché è così importante oggi pensare altrimenti, provare a uscire. Il movimento Italexit rende bene l'espressione di un'uscita, di una liberazione dalla caverna di Platone all'illuminismo di Kant. Ci sono sempre gabbie, direbbe l'amico Gianluigi, o caverne, direbbe Platone, da cui dobbiamo uscire. Bisogna uscire da una situazione di non libertà, ma per uscire da una situazione di non libertà dobbiamo capire di essere nella non libertà. Molti nostri concittadini non l'hanno capito ancora, scambiano per libertà le catene a cui sono vincolati. Amano le loro catene e sono pronti a battersi per esse. Larga parte del nostro compito è mostrare la via d'uscita, anzitutto spiegando che siamo in una gabbia con quattro gabbie al suo interno. Ecco l'importanza di quello che dobbiamo fare. Non dobbiamo mai abituarci a questa situazione. Molti sono avvezzi ormai. Molti pensano che Mario Draghi sia il liberatore. Molti pensano che l'Unione Europea, anche se non buona, sia un destino irreversibile. C'è una scena con la quale chiudo. Nell'Amleto di Shakespeare, a un certo punto Amleto incontra un becchino che, pensate, mentre scava fosse canticchia e fischietta. Come può costui fischiettare mentre scava fosse? E viene risposto ad Amleto: l'abitudine lo rende indifferente. Noi non dobbiamo abituarci a essere conniventi con l'insensatezza. Sempre qualcosa di inconciliato deve rimanere in noi, sempre l'idea di una fuga, di un ritorno a qualcosa di più vero e di più autentico. Italexit come via di fuga dalla prigionia, come ritorno alla Itaca che ancora ricordiamo e che desideriamo fortemente che torni, proprio come fece Odissea.